Ciao ragazzi, in questo video andremo a vedere come completare l'esame dei dermatomeri degli arti inferiori. Ciao e bentornato. Come sempre discuteremo delle nozioni teoriche, gli indici di accuratezza diagnostica, i criteri di positività e l'esecuzione del test. Troverete dei riferimenti qui di fianco, così che potete passare alla parte del video che più vi interessa. L'esame obiettivo dei dermatomeri degli arti inferiori è una parte fondamentale dell'esame neurologico quando si sospetta una radicolopatia. Infatti, i cambiamenti di sensibilità all'interno di una specifica distribuzione dermatomica possono aiutarci ad identificare il livello discale patologico. Nel caso della colonna lombare, le cause più comuni di patologie discali sono l'erniazione dei dischi, che risponde tra il 35 e il 40% dei casi, e la degenerazione discale, che risponde tra il 60 e il 65% dei casi. L'erniazione discale è piuttosto comune in una popolazione più giovane, invece la degenerazione discale è più prevalente in una popolazione più adulta. Fattori come obesità o diabete possono andare ad aumentare la prevalenza di degenerazione discale, così come dimostrato dallo studio di Taguchi et al. del 2015. I segmenti spinali più spesso coinvolti in discopatie lombari sono tra le vertebre L4 ed L5 ed L5S1. Anche i livelli superiori possono essere causa di sintomi neurologici, anche se ciò è piuttosto raro. Al-Nazari e colleghi nel 2013 hanno condotto una revisione sistematica e meta-analisi di 14 studi che hanno investigato esami neurologici completi, quindi di miomeri, dermatomeri e riflessi, in pazienti con ernie lombari. I risultati hanno dimostrato che l'esame dei dermatomi degli arti inferiori ha una sensitività del 35% ed una specificità del 64% nell'identificazione del livello discale patologico. Il rapporto di verosimiglianza per questo test oscilla tra l'1.02 e l'1.26. Ciò significa che esiti positivi o negativi non vanno ad aumentare la probabilità di presenza o assenza della patologia. Per questo motivo attribuiamo a questo test un valore clinico piuttosto basso. Ciononostante, rimane essere il miglior test che abbiamo a nostra disposizione. Questo test risulta essere positivo se il paziente nota delle differenze in sensibilità tra un arto e l'altro, o tra le diverse distribuzioni dermatomiche. Un modo semplice per eseguire questo test è avendo il paziente in posizione supina e poi prona sul lettino. Potete eseguire questo test utilizzando una spazzola come quelle trovate alla base dei martelletti per riflessi, oppure potete utilizzare un semplice batuffolo di cotone.